Il 31 marzo 2024 è una data che gli elettori del partito di opposizione, il Partito Repubblicano del Popolo, CHP, e il partito stesso ricorderà a lungo. Nelle elezioni amministrative, infatti, per la prima volta dal 1976, il CHP, correndo da solo in questa campagna elettorale e quindi disgregando di fatto quella che era stata l'alleanza della nazione creatasi per contrastare l'elettorale nel 2018 e poi sfaldatasi a seguito delle elezioni scorse del maggio 2023, è riuscito a riconquistare e a riconfermare il proprio potere nelle maggiori città del paese, Istanbul, Ankara, Izmir, ma a espandere anche la propria influenza su tutta la costa dell'Egeo, la costa mediterranea e soprattutto a conquistare anche all'interno delle stesse grandi città alcuni distretti che tradizionalmente sono stati gestiti da Erdogan e dal suo partito AKP. È una vittoria significativa anche perché il margine di differenza tra il supporto al CHP e quello dell'AKP per quanto riguarda Ankara e Istanbul è stato molto ampio. I motivi sono da ricondurre sostanzialmente al dato economico, cioè da dopo l'elezione di maggio 2023 l'economia in Turchia ha vissuto un forte momento di crisi e di stanchezza con un'inflazione che non si riesce a domare e soprattutto una continua svalutazione della lira turca, il che ha un effetto diretto nelle tasche dei cittadini e soprattutto i pensionati sono coloro che vengono più colpiti da questa disfunzionalità economica e sono quelli che probabilmente hanno deciso anche dai settori più tradizionali di cambiare il proprio voto a favore del CHP in segno di protesta. È fondamentale notare che alcune città che hanno gravitato sotto l'orbita dell'AK Party tradizionalmente conservatrici hanno cambiato bandiera. Vi è un elemento di novità che è l'elemento degli Yeni Refa Partisi, anch'esso in alleanza con l'AKP nelle scorse elezioni generali, che ha deciso in segno di protesta, soprattutto per la retorica di Erdogan e dell'AKP nei confronti di Israele, ha deciso di correre da solo, ponendo delle condizioni comunque ad Erdogan e al suo partito nel momento in cui avessero deciso di ricompattare l'alleanza. Le condizioni riguardavano un diverso approccio nei confronti di Israele, quindi il taglio di ogni tipo di relazione diplomatica ed economica, la chiusura del radar situato al confine sud della Turchia in chiave di supporto israeliana e soprattutto una nuova politica di sostegno ai pensionati. Quindi, insomma, il tutto, il risultato di queste elezioni si può definire come una protesta nei confronti di Erdogan e una maggiore credibilità e fiducia riferibile a Ekrem Imamoglu, che da questo punto di vista emerge come il nuovo uomo di punta del partito CHP. Ci sono margini per valutare che il CHP, che aveva cambiato la propria leadership proprio a seguito dell'elezione del 2024, potrebbe eleggere Ekrem Imamoglu alla presidenza del partito e guardando in un prossimo futuro Ekrem Imamoglu potrebbe essere il candidato che nelle prossime elezioni del 2023 potrebbe contrastare il candidato dell'AK Party, ricordando che Erdogan ad oggi non è più candidabile e quindi sostanzialmente da questo voto elettorale sfumano per ora anche disegni di Erdogan di chiamare eventualmente per un referendum per un nuovo cambiamento della Costituzione ed eventualmente modificare la lunghezza dei mandati del Presidente. Quindi le elezioni del maggio 31 sono da considerarsi come un test per la tenuta di Erdogan, un test per la legittimità del governo di Erdogan, ma da qui al 2028 la strada è ancora lunga, la Turchia e la politica in generale è l'arte del possibile e bisognerà vedere anche se effettivamente questa opposizione sarà in grado di capitalizzare il vantaggio acquisito e cosa potrà succedere.